ce n'è un altro, dopo sono andati a quello lì. Allora ragazzi, non capita spesso una situazione del genere. Ragazzi, una dedica speciale al gruppo Funghi, Porcini e Passione. Ragazzi, vi voglio bene. Allora, quello che vi mostro adesso è in anteprima. Nessuno vedrà prima del gruppo Funghi, Porcini e Passione la bellezza di questa cosa. È una cosa fantastica. La voglio condividere con voi. Solo con voi. Siete pronti? Mettetevi seduti, ragazzi. Mettetevi seduti, mi raccomando, perché adesso vi viene un infarto. Allora. Guardate attentamente cosa c'è qui. Guardate attentamente cosa c'è qui. Arrivano. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ma una cosa pazzesca, una cosa incredibile, una cosa unica, rara. Ma guardatela quanto continuano, guardatela che funghi. Siamo arrivati un capellino tardi, però una scena del genere la voglio dedicare a tutti gli appassionati, a tutti coloro che come me condividono questa passione, la montagna e questo bene. Questo qui, ragazzi, sono 32 funghi che saranno 32 chili. Mamma mia, ma se adesso vi faccio vedere, ci sono qui dietro anche di nascita, ci sono piccolini, un posto magico, siamo in un posto magico dove alle volte hai un colpo di fortuna e ti trovi tutto questo. Ragazzi, seguite il gruppo Funghi, Porcini e Passione, seguite il canale YouTube Funghi, Porcini e Passione e ne vedremo dei belli, mamma mia. Paradiso che ogni fungaio vorrebbe trovare nel bosco, pieno così di funghi, ma non succede ragazzi, mai mollare, avanti. Mamma mia, ma guardate, ci sono anche di nascita, una cosa particolare, se venite qui ce n'è, guardate, uno piccolino di nascita, un capo, ma sentite, io non li picchio funghi, guardate, lì ci sono di nascita, questo è favoloso, tutti i funghi di nascita, guardate qua, una cosa stratosferica, incredibile ragazzi, mai mollare, guardate qui, l'ultima conclusione, funghi di nascita, bellissimo fungo e voglio cogliere in diretta, questo ve lo voglio cogliere in diretta, guardate, ma guardate qua, quando ci sono tutti questi funghi, grazie Dio, avanti, mai mollare.